Il nuovo, spigoloso design della Peugeot 3008 si fa subito notare. Molto moderni anche il solido frontale, le divertenti luci anteriori e l'originale parte posteriore della vettura. In confronto al precedente modello, si è passati da un crossover dalle linee morbide ad un SUV affusolato. Nonostante ciò, la capacità fuoristrada resta limitata se non si ha a disposizione una trazione integrale. Il design futuristico della carrozzeria viene ripreso negli interni. Il cockpit offre una risoluzione sorprendentemente alta e numerose possibilità di impostazione. Il sistema multimediale è al passo con i tempi e, grazie al DAB+, offre lo streaming audio tramite Bluetooth e Apple CarPlay. Lo spazio è piuttosto ristretto e più tipico di un'auto sportiva. I sedili sono ben costruiti, reclinabili in diverse posizioni e, volendo, si possono avere rivestiti in nappa come optional. Dietro, lo spazio per persone più alte di 1,80 m è limitato. Il baule è pratico, ma il volume di 520 litri è un po' modesto, anche se può aumentare fino a 1482 litri grazie al ribaltamento dei sedili posteriori. La Peugeot 3008 è confortevole da guidare. Il rumore avvertito all'interno rimane contenuto, anche se a regimi alti il motore diesel si fa sentire chiaramente. Tipico dei diesel, anche questo motore 2 litri raggiunge la coppia a 2000 giri al minuto e va da 0 a 100 km orari in 9 secondi. La compatta francese si lascia guidare agilmente in curva e rimane aderente alla strada anche nelle curve prese ad alta velocità. Grazie al volante piccolo si ha un po' la sensazione di guidare un go-kart. Il raggio di sterzata è di 10,9 metri, indice di buona manovrabilità. L'elevato peso vuoto di 1755 kg e il passo lungo rendono questo SUV un ottimo compagno di viaggio in autostrada. Per quanto riguarda il rapporto prezzo-prestazioni, la Peugeot 3008 GT si assesta in un segmento alto. Il modello che abbiamo testato costa 56.900 franchi, che è un prezzo alto per un SUV senza trazione integrale. Nonostante questo, i costi per i consumi sono bassi e il mantenimento del valore negli anni buono. I consumi nel test si aggirano sui 6,7 litri per 100 km, un risultato positivo se si considera il peso a vuoto e le dimensioni del veicolo. Anche l'equipaggiamento è molto buono e offre il massimo comfort, tra cui condizionatore automatico, sedili riscaldati e controllo della distanza di sicurezza. Una nota amara è rappresentata dalle gomme di 19 pollici, che sulla versione GT testata sono di serie. Questi pneumatici sono relativamente duri e a velocità basse le buche si avvertono sulla carrozzeria. L'equipaggiamento di sicurezza è completo. Tra gli accessori si possono avere il mantenimento della corsia attivo, il regolatore di distanza, l'assistente all'angolo cieco o la videocamera posteriore. Lo spazio di frenata è molto buono, da 100 km a 0 in 34 metri. Conclusioni. La Peugeot 3008 GT convince per il suo design futuristico, il comfort e un comportamento di guida agile. Punti negativi invece, l'assenza delle ruote motrici, l'elevato peso a vuoto, lo spazio interno limitato rispetto alle dimensioni esterne del veicolo.